Lo trovate scritto e pronunciato, lasciatemi dire, a volte anche storpiato in tutti i modi possibili e immaginabili. In base alla zona del mondo nel quale viene prodotto, si trova scritto con la SHSYSI, nel finale con la Z, l'H, insomma, più o meno tutto l'alfabeto, però sempre di lui parliamo. Lo Shira o Shira o la Shira, insomma, comunque è lui o lei di cui parleremo in questo video. Ciao, sono Giovanni di Gustami e lavoro nel mondo del vino naturale e artigianale. Una piccola parentesi iniziale, se la grafia non fosse stata sufficiente, ma dobbiamo farla. Dobbiamo dunque dire che ha numerosi sinonimi come Petit Shira, Marsan, Serin Noir e altri, di cui non ci dilunghiamo qui, ma lo potrete trovare scritto anche così. Bene, la complessità non finisce dal nome e dalle pronunce, ma continua con la sua storia. Infatti Shira è un appellativo relativamente recente per questo vitigno, che ha una storia invece antichissima, anche se assai dibattuta. La teoria più antica, avvolta nel mistero, anche forse la più affascinante, è quella di derivazione persiana, che aveva la radice nell'assonanza fra l'antica capitale, città di Shira, dove si produceva un vino bianco chiamato Shirazi, e il vitigno a bacca rossa di cui parliamo in questo video. Altri invece vogliono far derivare la sua origine dalla città di Siracusa, di cui sentiamo un po' l'eco nel nome. Studi scientifici sul DNA del vitigno hanno molto ridimensionato la credibilità di queste teorie e quello che possiamo dire con buona tranquillità è che deriva dall'incrocio di due vitigni francesi, Mondeuse Blanche e Mondesa. La zona storicamente, e non solo storicamente, più vocata al mondo per la coltivazione di questo vitigno è appunto in Francia, la valle del Rodano settentrionale. Qui nascono infatti i carezzevoli, eleganti, setosi, morbidi e affascinanti vini della Côte Rôtie, dell'Hermitage, noti in tutto il mondo e di qualità eccezionale. Ma occorre ricordare che siamo davanti all'ottavo vitigno più piantato al mondo, con un areale di 190.000 ettari piantati, che diciamolo pure viene piantato pressoché in ogni area vinicola del globo terracuo, anche se la zona in cui è più diffuso sono l'Australia, la Spagna, l'Argentina e la California, senza dimenticare la Nuova Zelanda. Non dimentichiamo però una menzione di assoluta eccellenza per la nostra Italia, fra le province di Siracusa e quella forse più nota in assoluto, che è quella di Cortona, in provincia d'Arezzo, in Toscana. Bene, a questo punto, quali sono le caratteristiche di questo Shira quando lo versiamo nel bicchiere? Come potrete immaginare, non esiste una risposta davvero univoca, perché un vitigno così versatile a diversi territori si esprime in modi assai diversi e si presta allo stesso modo ai più variegati stili di vinificazione. Non possiamo pertanto paragonare, ammesso che poi abbia un senso, uno Shira australiano con uno del Rodano, uno siciliano con un di Cortona. Però, per sommi capi, quello che possiamo dire è che nel bicchiere troverete un colore rosso rubino con riflessi tendenzialmente violacei, un vino denso, materico, ad alta concentrazione di antociani e piuttosto alcolico, con un tannino bello pieno, avvolgente e un corpo tendenzialmente buono, importante. I profumi saranno poi variegati e per i motivi suddetti sono spesso intensi e spiccano fra tutte note olfattive di lampone, ribes, ciliegia, viola, unite spesso al mirtillo e alla liquirizia. La nota più distintiva, ovviamente lo so che la state aspettando, è quella di pepe nero, caratteristica peculiare, varietale del vino. Inoltre si tratta spesso di vini di ottima longevità, che hanno bisogno di tempo per dischiudersi e che vengono consigliati ad aprirsi, diciamo, non troppo vicino all'imbottigliamento, oppure a cui il riposo in bottiglia giova veramente, veramente tanto. Se vuoi conoscere la nostra selezione di Shira, così come altri vitigni, visita il nostro sito gustamishop.com. Seguici anche sui nostri social, Facebook e Instagram, dove puoi trovarci come Gustami Eccellenze. Ciao!